Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. È da un sacco di tempo che non pubblico nessun video perché ho dovuto fare un trasloco intenso. Ho fatto all'incirca 20 giorni di pulizie, prendere quello, prendere quell'altro, sistemare quello, sistemare quell'altro. Sono esaurita e ho preso cura di me stessa pochissimo. Infatti ho occhiaie, brufoletti, mi sono usciti dappertutto qua. E i piedi che fanno schifo, le mani che facevano schifo, e non facevo più niente, oltre a lavarmi i capelli, che ho fatto il colore, ma con Crazy Color, che ho fatto proprio un tocco e via. E quindi voglio fare una serie di video dove faccio i trattamenti per il nostro corpo, i trattamenti che dobbiamo fare almeno una volta al mese. Per cui oggi faccio il primo video di trattamento ai piedi, che guardate che meraviglia, guardate dei piedini bellissimi che mi sono usciti molto 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 bene, che veramente avevo i piedi super secchi, a parte che io ho la pelle mista, però ho la pelle del corpo super secca e quindi mi sono proprio sfaldati, erano bellissimi, insopportabili, mi si incastravano nelle lenzuola quando muovete i piedi fa orribile, una bruttissima sensazione. E quindi ho fatto i piedi, ho usato una maschera meravigliosa, che questa maschera va benissimo sia per le mani che per i piedi e perché è anche per il viso, perché toglie via le macchie dalla pelle in generale, per le persone che hanno le macchie, per le persone che hanno l'acne e vogliono togliere le macchie dalla pelle, e le persone che hanno le mani rovinate e vogliono renderle più umane. E quindi ho fatto per voi questa maschera meravigliosa che vi piacerà tantissimo. Oggi l'ho fatta sia per le mani che per i piedi. I prossimi video lo farò anche per il viso. E niente, spero che vi piaccia il mio video. Vi lascio al video tutorial.
la mia maschera magica. Allora, prendiamo il caffè assolubile, io ce l'ho così a monodose che lo potete trovare tranquillamente nei supermercati. Ci aggiungo un uovo intero. Ovviamente biologico, con galline allevate a terra. Mescoliamo il tutto bene, 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 bene. Del limone, qualche goccia. Io ho il limone solo così. Mescoliamo il tutto e li lasciamo riposare per 2 minuti. Dopodiché li applichiamo sui piedi. Io ho messo 2 cappe, due la prima parte e poi la seconda. Cali, che il profumino la attira del caffè, ma io assolutamente non deve avvicinarsi perché è già iperattiva. Se prende pure il caffè mi spara o mi sparo. Comunque lo applicate sui piedi e dovete lasciarlo asciugare, si asciuga in 5 minuti neanche. I piedi lo applico anche sulle mani, tanto che ci sono, tanto che devo aspettare, lo metto sulle mani, 2 cappe anche qua, e poi facciamo tipo un scrub, un sfogliante, sfogliamo la pelle, dà un risultato meraviglioso. Io c'ho le mani meravigliose anche il giorno dopo, cioè senza metterne crema né niente, rimangono perfette. Allora, vi è piaciuto il mio video per i trattamenti dei piedi, spero che sono stata di compagnia e spero che vi è piaciuto il mio trattamento, e niente, per la gente, alla prossima. Il prossimo video, le unghie, che l'ho già fatte, però vi faccio vedere il video come l'ho fatto io a casa e vi lascio a queste serie di video. Ciao belli, alla prossima, mi raccomando, se vi è piaciuto il mio video, mettete un mi piace. Ragazzi, i cani. C'è un zoo in casa. Basta. 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 Spero che vi è piaciuto il mio video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e soprattutto mettetemi un mi piace e lasciatemi qualche commento. Bella gente, alla prossima. Ciao belli, buona giornata, anche se qua è da una settimana che giornata di me. Ciao belli.